Ragazzi, oggi siamo qui su FIFA 15 per continuare la nostra carriera allenatore. Comunque, oggi siamo qui contro la Spagna, le Spagni, che non è l'unica squadra spagnola, però io la chiamo Spagna perché si chiama Spagni, infatti. Comunque, ahia, ragazzi, qui ci sono due infortunati, peccato che non sono della squadra, se no era meglio, o forse sì, non lo so, hanno forse sostituiti adesso. Comunque, spero che sempre il video vi piace. Ok, continuiamo. Allora, portiere 78, difesa 70, centrocampo 73, attacco 76, una bella squadra. Ma vi giuro che stavolta non ci porterà problemi come quella del, diciamo, scorsa. Quindi adesso, subito decisi, segniamo il primo gol con Ibra. Ibra è un giocatore che vibra. Scherzo, ragazzi. Sempre come al solito, lo sapete, ma non lo voglio dire. Coglione che vibra, sempre quella cosa. Comunque, Hazard. Oh, bello Sergio. Bellissimo questo passaggio. Oh, Ibra, se vuole andare. Poi la passa a Messi, che è un ottimo tiro. Non ha un ottimo tiro. Non ha un ottimo tiro, perché Messi è una schiappa a giocare in attacco. Sto scherzando, ragazzi. Suarez, Hazard. Ibra, un ottimo tiro. Non ha un ottimo tiro, facendo gli ottimi tiri a questa parte. Comunque, oggi faremo sempre la carriera allenatore, ma un poco più speciale, perché me l'avete chiesto nei commenti, un episodio con gol straordinari. Quindi già quello di prima era straordinario. Quindi devo fare per forza i long shot o le rovesciate o qualcosa di simile. Ha un ottimo tiro! Non va dentro perché è fuori gioco anche. Insomma, parava anche, ragazzi, purtroppo. Adesso fa un ottimo tiro loro. Volete vedere, ragazzi? No. Adesso lo fa, sicuramente. No, bravo Hazard, bravissimo Hazard. Qui che ha saputo, migliorare nella sua difesa. E ha rubato la palla. Comunque, continuiamo. Scusate un attimo che si è mossa la macchinetta. Cavolo, perché si vede male oggi? Non lo so. Comunque, Ibra. Ha un ottimo tiro! Madonna! Quasi dentro, ragazzi. Quasi dentro. Mamma mia. Ha un ottimo tiro! Bellissima questa cosa. Questa cosa, ragazzi, l'ho presa da il vostro Crowdexer, grande youtuber, che io me lo seguo tutti i giorni, ed è un gran gol sotto l'incrocio. Bene, bravo Ibra. Ibra è un coglio che vibra. Ok, guardate un po' che gol sotto l'incrocio. Comunque, stavo dicendo, io mi seguo sempre il vostro canale Dexter, quindi ho anche imparato, a commentare grazie a lui, nel senso che commenta le partite di FIFA, fare i Pokémon, cioè ho imparato grazie a lui, anche se lui Pokémon non ne fa. L'ho aggiunto io! Suarez, maledetto Suarez, ha tirato una caciotta, ha tirato proprio una caciotta di quelli mai visti. Comunque, Dani Alves. Hazard per Suarez per... No, niente, stavo scherzando. Victor S. Ok, e finisce qui il primo tempo. Grande partita, 2-0, ragazzi. Mi è piaciuta... Anzi, non mi è piaciuto proprio il tiro di Suarez, la caciotta. Comunque, Ibra, un ottimo tiro! Madonna, ragazzi! Vicinissimo al gol. Vicinissimissimo.
Accidenti. Maledetto Sergio. Maledetto Sergio, chi lo creò? Madonna. No, 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 no. Questo è go. No, bravissimi. No, Jordi Alba. Ma puoi prendere scivolata? Vabbè. Comunque, batti e muoviti. Oh, mascherano, ok. Corri, Messi. E non fai nemmeno tu niente. Come a Suarzi. Avete visto com'è? Cioè, Ibrahimovic non è niente in confronto. Dai, Ronaldo! Il primo acquisto che ho fatto! Direi che lo dovrebbe aver fatto più gol possibili di Messi. Oh! Un ottimo tiro! Stava funzionando! Ragazzi, stava segnando Ibrahimovic da una distanza incredibile. Comunque, Hazard. Pronto? Per l'ottimo tiro di Ibra! No! Maledetti ottimi tiri, maledetti! Comunque stiamo al galoppo, 2-0! Ok, bravo Messi, dai Messi! Sei veramente... vabbè. Per Ibra che è un ottimo tiro! No, non era un ottimo tiro. Che era da dentro l'area, però non ha saputo sfruttare questa azione. Comunque, cioè, spero che questo video vi piaccia. Spero tanto che vi piaccia. No, mi sono distratto per un attimo. Oh no, che gol di merda che ho preso, ragazzi. Che gol di merda. Più stronzo di quelli di... che ne so, di... come il cavolo si chiama? Dei gol della merda. Che gol di merda. Ah, no, non mi segnare più. Tu non mi segni più. Colotto, David Lopez. Oh, Ibra. Dai, Ibra! Dai, Piqué! Niente. È fuori gioco. È sempre fuori gioco che ci salva il culo. Comunque, dai, muoviti, Neuer! Oh, Ibra! Sì. Per Hazard, per Suarez, Hazard, ha un ottimo tiro! No. Ha un ottimo tiro. Dai, Jordi Alba, prendi sta palla maledetta. Chi la creò? No! Vai Ronaldo, oh Ronaldo, che è successo? Pensavo che era fuori gioco di Ronaldo Record Breaker, che lo chiamiamo noi, e quindi ho pensato che, cioè, doveva essere fuori gioco e doveva finire qui tutta la partita, invece è finita invece prima la partita. Stavo scherzando. Era un commento che mi è capitato all'inizio di sbagliare, non sapevo più che dire, quindi. E adesso siamo contro la Valencia, dopo aver vinto 2-1, quanto sia. Comunque, pronti per giocare contro il Valencia, divisa quella di casa. Oh, Rodrigo! Oh, che culo, ragazzi, questo... uno dei migliori giocatori è infortunato. Che culo, ragazzi. Che culo. Comunque, bella squadra.
mi piace molto da quell'80 di porta e anche da quel centrocampo di 76, e l'attacco sicuro sarebbe salito, se non era infortunato quell'uomo, diciamo così, tra parentesi. Comunque, siamo pronti per giocare questa partita. Sergio qui ha fatto un fallo, però non è stato munito. Però poi hanno hanno ripreso la palla, ragazzi, e quindi cioè, come se non hanno fatto la punizione. Non si è beccato il gioco. Comunque, uffa sta squadra, la squadra dai 1000 passaggi. Ok. Suarez, per Ibra. No. Adesso mi devo concentrare perché anche se l'attacco è cesso, mi stanno facendo il culo, tra virgolette. Ronaldo, per Ibra. Oh, Ibra, con le giocate di sombreri. Ibra, la vuole mettere dentro. Il portiere para, ma poi non ce la fa più. E Ibra la mette dentro, senza nessun problema. Grande portiere, ragazzi, se avete visto. Guardate un po'. Cioè, il difensore mi ha creato più problemi, però il portiere anche. E poi ho tirato e non l'ha presa nessuno dei due, però il difensore e il portiere erano forti. Cioè, non lo so. Comunque, Javi Fuego, come si chiama questo qua? L'ho letto Fuego. Ah, Fuego. Non me ne frega niente. Vabbè, poco. Pareggio Javi Fuego. No, al cacacher, vai a cacare. Al cacacher. Dai, Ibra. Oh, Ibra. No, Ibra. Sì, no. Ed ecco qui, che la para. E la mette, diciamo, nel sacco. Accidenti, no. Bene. No. Ok, Ronaldo, per Ibra. Oh, Ibra. Per Messi. Che è un ottimo tiro! Oh! Messi! Il gol di Messi! Con l'ottimo tiro! Mamma mia, ragazzi! Io sono impazzito! Madonna! Guardate che gol! Guardate da lontanissimo! Tra l'altro, di sinistro! Oh mio Dio! Se Messi tira di destro, mi sembra. Sì! Dovrebbe, sì! Poi scrivetemi nei commenti se tira di sinistra o di destra. Ha tirato anche di sinistro, guardate. Tira di destro perché tira molto più forte, però... Cioè, palo e gol. Palo e gol. Da lontano, grande Messi. Non me ne frega se ha tirato di destra o di sinistro. Comunque qui ha commesso fallo Ibra, il suo primo fallo della carriera naturale. 2-0? Sì? No, ragazzi. Beh, a parte che quando stavo con Michele, cioè che ne ha commessi tanti altri. Comunque, cioè, tutti vi scrivete ogni giorno, diciamo. No, le batterie sono quasi scariche. Madonna, ragazzi, madonna. Sempre con le batterie scariche. Infatti io... Non compro tante batterie! Che fai? Sono Suarez. Ah no, non era Suarez. Forse era Suarez cinese. Comunque. Suarez! Vabbè, comunque. Sto dicendo, Michele... Ormai non lo so perché... Ha visto che non mi seguivate tanto... E... Cioè, no che non mi seguivate tanto. Non li voleva fare più i video... No, Ibra, cosa avevo fatto con Ibra? E quindi, ragazzi, poi ho abbandonato completamente i video. E quindi adesso me l'ha detto quando finì le vacanze. E mi scordai di dirvelo, infatti. Comunque, dopo che finì le vacanze, disse io non voglio fare più video, che ho visto che a te, cioè, mi piace
Mi piace di più quando fai tu i video e non quando li facciamo insieme. Quindi non lo so perché ha deciso questo fatto. Anche per 10 mi piace, è vero ragazzi, per 10 mi piace precisi, mi sembra, è stato, si è abbandonato il mondo dei video, quindi non potrà più partecipare. Quindi scusate, e adesso vi spiego! Madò, che gol di merda, ragazzi! Paco al cacaker! Vai a cacare con sti gol di merda! Stavo dicendo, cioè, quindi ormai ha abbandonato il corso dei video e al suo posto, infatti, se non avete capito, ho messo Mauro. Sì. Mauro era già interessato quando ero un po' più piccolo. No, no. Quando, diciamo, non avevo fatto il compleanno, ancora verso i mesi di giugno, lui li voleva fare i video, però... Oh, Messi, il tiratore! Delle bombe! Scannate! Di sinistro! Grandissimo Messi, grande! Mi sembra che ha tirato di sinistro, forse sinistro, ragazzi. Però è impossibile perché non tira mai così piano. Come ha tirato, vediamo. Ha tirato di... di destro! Ed ecco qui il tiro di Messi, quanto è più forte di destro. Quindi tiro di sinistro, ecco. Quindi il gol di prima è stato fenomenale, anche questo. Comunque, stavo dicendo, quindi, verso i quelli di mesi di giugno, lui li voleva già fare i video, però io non conoscevo ancora il mondo di YouTube, figuratevi ragazzi, e quindi non so usare il computer, questa verità. E quindi, cioè, io non davo tanta importanza. Però poi mi ha fatto vedere che faceva, cioè suo cugino mi faceva i video e anch'io ho imparato. E poi, visto che Michele è mio vicino, infatti se no non ci dovevamo conoscere, visto che Michele è mio vicino, cioè poi ho fatto vedere a Michele come si faceva. Gli è piaciuto anche a lui, però lui si è arreso subito qua, subito. Io invece non mi sono arreso e quindi sono arrivato fino a qui. Cioè, a fare queste cose. Comunque, ragazzi, dopo tantissimo tempo di parlata e di partite, il mio video finisce qui e ci diciamo. Ci diciamo, gente, come dice Pastor Carodex, sto scherzando. E quindi vi ho spiegato il fatto. Spero che il video vi sia piaciuto e ciao ragazzi!